Bello della diretta, bellissimo, adesso siamo anche in video, ecco, quindi ci vedremo Vita Naturale Durante grazie appunto ai social. Ecco, certo. Il primo social è stato sicuramente, immagino, il ristorante. Il ristorante, il ristorante in generale. Assolutamente. Ecco, quindi il ristorante è già un socializzatore, è un aggregatore già di primordiale. Assolutamente sì, assolutamente. Ecco, bene, ecco, sono qua con l'appena divenuto col ristorante praticamente maggiorenne. Beh sì, la masseria a settembre, appunto, l'attività, non la masseria, la masseria in sé è molto più vecchia, risale al 700 se vogliamo, ma l'attività l'ho iniziata nel 2000, settembre 2000, per cui così a settembre diventiamo maggiorenni, appunto, come attività. Ecco, ed è arrivato anche il titolo massimo per un'attività come questa. Chiaramente avete scelto di fare, che so, la trattoria piuttosto che il ristorante stellato, certo, Mission, una scelta comunque, certo. Poi le guide chiaramente possono fare quello che vogliono, dare il Big Gourmand, dare insomma tutti questi simboli, e quindi questo terzo gambero è stato molto... Beh, quest'anno è venuto questo bellissimo, è arrivato questo bellissimo riconoscimento, se vogliamo era aspettato ma anche inaspettato, cioè non pensavamo insomma di... Eravate già a due gambe, però. Eravamo già a due gambe, già da qualche anno, eravamo e siamo anche a un'osteria, facciamo parte del circuito delle osterie Slow Food, quindi una chiocciola che dura già, credo, da 10 anni. L'altro anno siamo stati anche premiati a Bra, quale locanda del buon formaggio, insomma, quelli lì, man mano quei riconoscimenti sono arrivati, insomma, qua siamo partiti, veramente sono partito veramente 18 anni fa, animato, se vogliamo, da pura passione, pura passione per il cibo, per il vino, per la campagna. E quindi Barbera è un nome, una garanzia nella ristorazione, ma anche nell'ambito dell'olio? Nell'ambito dell'olio, sì, perché questa è innanzitutto è sempre stata un'azienda agricola, ecco, azienda agricola di famiglia, quindi con gli oliveti tutto attorno, appunto, abbiamo gli oliveti, i vigneti, i seminativi, i frutteti, per cui siamo sempre stati, ci siamo sempre dedicati all'olio e in maniera professionale più seria già da qualche anno, quando mio padre appunto iniziò ad imbottigliare il prodotto, appunto. Benissimo. E quindi poi man mano quindi sono venute le iniziative, l'olio poi è diventato dopo, poi siamo passati in biologico, siamo stati più in regime di conversione, dopo in biologico adesso siamo in biologico pieno, insomma, tutta l'azienda agricola in regime di conversione biologica. Quindi spiegare il posto, perché adesso noi stiamo vedendo il camino, cos'è questo? Sì, questo è il camino, è un camino, è una, anche una focagna, come si chiamano qui da noi, perché insomma è un camino, come qui lo vedete, siamo nostre spalle, di grosse dimensioni. Siamo fra Andria e Minervino. Qui siamo tra Andria e Minervino e Casteldelmonte, siamo a metà strada, ai confini quasi con la Basilicata, e questo bellissimo cammino che è le nostre spalle, questo è in funzione chiaramente d'inverno, tutti i giorni funziona, anche perché la legna non manca nell'azienda, quindi tutta la legna che si mette da parte con la potatura, soprattutto quella degli ulivi, quella è la legna migliore da ardere, ecco. Per cui quel cammino è sempre così in funzione. Tra l'altro questo ambiente in cui siamo adesso seduti e stiamo parlando, in origine è stata camera da letto del mio trisavolo, del bisnonno, il bisnonno c'è nato qua. Sì, sempre Barbera. Sì, assolutamente. Da generazione in generazione, figli maschi. Assolutamente, sì. Io sono il secondo dei tre figli, io mi sono dedicato a questa azienda agricola, gli altri fratelli sono dediti ad altro. In futuro, chi lo sa. E invece per spiegare come, quando, cioè, spiegare un po' come si arriva, no? Com'è l'arrivo, come si presenta l'intera struttura, per me, devo dire, non è assolutamente facile. Io cerco di farlo, però in questo caso vi chiedo aiuto, perché effettivamente siamo intanto in un giardino incantato, immerso nel verde, quindi ci sono tantissime situazioni. Dopo non so quale sia la capienza del ristorante. Il giardino della masseria, il ristorante chiaramente ha spazi interni, che quelli che insomma abbiamo visto. Che sono questa, la stalla adiacente a questa che era l'abitazione del Trisavolo, poi c'è l'altra lamia, quindi queste sono le tre lamie del 700, quelle originarie. Le lamie appunto sono le nostre, per chi non fosse probabilmente addentrato e non pulito, sono queste volte a botta appunto di quella masseria è formata, è costituita. Quindi a confine poi di queste tre lamie originarie, arrivederci, abbiamo questa tettoia, questa vecchia capriata che è stata oggetto di ristrutturazione nel 2003, per cui sono 15 anni che l'abbiamo messa. All'esterno tutta la parte del giardino bellissima, quindi d'estate sfruttiamo principalmente questa zona, questo parco che io le ho fatto vedere, quindi essenze mediterranee
soprattutto giardino a cui sono chiaramente particolarmente legato, perché è stato creato veramente da mio padre e da mio nonno circa 45 anni fa, quando in masseria non c'era neanche, non avevamo neanche l'acqua, perché l'acqua, il pozzo artesiano, l'abbiamo creato nel 1995. Quindi quando mio padre così ha piantato queste essenze, essenze boschive, essenze mediterranee, come le vogliamo chiamare, venivano veramente innaffiate con grossi sacrifici, alberello per alberello, e quindi sicuramente mio padre sacrificava tempo a noi per venire qua, per dedicarsi, insomma, beh sì, anche perché sapete che siamo qui sulla Murgia e la zona è, non è ricca di acqua, e quando il sole picchia qua in Puglia picchia, insomma, quindi picchia davvero il caldo. Quindi un locale particolarmente gettonato, quindi per eventi chiaramente, e voi vi rendete sempre disponibili anche quelli, ma come dico io, non è quello il core business della masseria, non vuole essere quello, perché la masseria è partita 18 anni fa soprattutto per farci 60 posti alla carta, la ristorazione, l'azienda agricola. Devo dire che poi già dai primi anni sono venute le prime richieste, quindi per poterci fare qualche festa, qualche evento, qualche banchetto nuziale, se vogliamo, in una tipologia però ecco differente rispetto a quella che è lo standard, certo, normale, certo, certo. Anche perché voi poi, certo, sono sempre praticamente clienti che quella sera chiaramente prenotano tutto il ristorante, e quindi c'è la stessa macchina, quindi non cambia assolutamente nulla, assolutamente no, l'impostazione è quella della trattoria, dell'osteria, assolutamente no. Ma chi ci sceglie lo fa anche per questo, perché è stato a mangiare al ristorante alla carta, certo, gli è piaciuto oltre l'ambiente, ma gli è piaciuto anche il mangiare, il cibo soprattutto, certo, e quindi poi si arriva poi. È vero che con uno chef, no? Che lei è il cuoco. Sì, anche. Dovrebbe parlare dei piatti, di queste ricette, no? Ce ne dica una. Di queste ricette, allora, la nostra è sicuramente una cucina strettamente stagionale, quindi, strettamente stagionale. Quindi cioè inverno e estate, come sono le estate, due, sono due menù. Sì, ci sono i due menù sicuramente. Il territorio, come ben sapete, chi conosce questo nostro territorio, è pieno di cose buone. Per cui, soprattutto il discorso dell'approvvigionamento della spesa per la maggior parte è curato direttamente da me, perché le cose buone più particolari non arrivano con la grande distribuzione, non te le porto dietro la porta, te le vai a cercare. Quindi dove non arrivo io con la mia azienda, perché tante cose vengono prodotte qui in masseria, è inutile dire che facciamo tutto qua, perché non sarebbe possibile, va bene. Ma sicuramente tutto per il chilometro zero, perché attorno, poi tutto attorno, tu conosci il contadino, il piccolo distributore, il piccolo produttore, e quindi si trovano le cose belle. Quindi, che ne so, i primi piatti vengono approntati soprattutto con paste fresche, però mi piace anche utilizzare la pasta fresca, per esempio il pastificio Verdini. Al pastificio Verdini siamo particolarmente legati, perché trovo che abbiano veramente delle qualità organolettiche straordinarie, per il fatto di cottura, per l'amido che tira fuori, quindi per come riesci ad amalgamare tutto. Pure saputo che usate un baccalà particolare, magari usiamo il baccalà particolare, perché se chiaramente c'è la qualità. Il baccalà qui, sì, l'utilizzo è quello nordico. Chilometro zero, ma anche... Certo, il baccalà qui l'abbiamo sempre proposto, sin dal 2000, perché comunque che vuole, qua siamo in campagna e nei paesi dell'entroterra una volta, certo, non aveva il pesce, ma si utilizzava il baccalà, e quello si fa in diverse salse. Una preparazione storica che facciamo in diverse preparazioni è quella col pomodorino al pendolo, le olive nocche, l'uvetta sultanina, va bene, e la cipolla, che è proprio una preparazione di campagna, ecco, più che arrivare a quelle in oleocottura, quelle più evolute, quelle più moderne, ma quella col pomodorino, l'uvetta sultanina, le olive, è proprio storica della masseria. Sì. Bene, bene, bene. Quindi anche agriturismo, certo, l'attività nasce come agriturismo. In realtà queste benedette camere ancora non le ho attivate, qui la colpa è mia. Ma sono già arredate. Sono già in parte arredate. Sì, se avete sbirciato dalle vetrine. Sì, mi è sembrato di giorno, perché arrivando di sera chiaramente... Io spero per l'anno prossimo, è che se io sono purtroppo sono il tipo per cui se non ho tutte le cose in regola e a posto non apro. Giustamente. Tipo perché dove prima lei ha parcheggiato, quella zona diventerà zona pedonale, diventerà giardino, perché attualmente le stanze affacciano in quella zona. ZTL. E non mi andrebbe, ecco, la zona è super vincolata, tra l'altro siamo in pieno parco dell'Alta Murgia da 3 anni a questa parte, per cui insomma, ed è giusto che sia così, tutte le cose, qualsiasi intervento va fatto con un certo criterio, rispetto a me. Ma è giusto così. Bene. È giusto che sia così.
Bene, complimenti quindi al Tregambri che è arrivato giustamente, certo, certo. E si è aggiunto ovviamente agli altri. Perché bisogna mantenerlo adesso, ci mancherebbe un riconoscimento importante che va mantenuto. Cerchiamo sempre di progredire, di fare, di sperimentare, di vedere, insomma. Ecco. Chiudiamo col papà. Chiudiamo col papà. No, in ricordo dei nostri padri, tra l'altro, certo. Perché poi ci hanno lasciato, mi sembra più o meno nello stesso periodo, 3 anni, 4 anni sì, fa. Mio papà nel 2015. Ecco. Il mio papà è sempre stata la mia passione, il mio fratello Occhiello, perché? Perché tanto questa gliela posso raccontare, ecco, questo... perché è stato sempre il mio fratello Occhiello. Perché ai tempi dell'università, quindi qui frequentavo la facoltà di giurisprudenza di Bari, per arrotondare alla paghetta che il mio papà, il mio nonno omonimo Riccardo mi davano, io ero un po' pazzerello e quindi era veramente una paghetta, quindi producevo nella casa di Trani, nella casa del mio papà, producevo babà, marmellate, creme e cedevo, vendevo ad alcuni ristoranti Trani, io così quindi arrotondavo. Quindi utilizzando le ricette di famiglia, il papà si è sempre fatto una doppia levitazione, mi sono sempre divertito, va bene. Poi noi abbiamo sempre avuto comunque l'azienda agricola, quindi adesso c'è il ristorante, quando arriva la frutta magari faccio le marmellate, le conserve, ma prima non c'era... Faceva proprio il babà, sì, come sì, si sì, fa sì, il pane, come si fa questo grano basso, il pane... Certo, assolutamente sì, e me le vendevo alcuni ristoranti di Trani, e così arrotondavo. Ma era già come lo presentate oggi con... Adesso sicuramente lo presentiamo anche meglio, insomma, che c'è la nostra marena. Quelle amarene le ho piantate io qua 20 anni fa, le amarene non c'erano, me le sono prese dalla zia, da un'altra azienda agricola, me le sono portate qua circa 20 anni fa, con l'acqua mi sono fatto il brevetto, l'anno scorso ho piantato le altre, poi c'è l'anno in cui ne fai di più, l'anno in cui c'è minore legagione, cattiva fioritura, quindi ne fai di meno, però la marena quella è fondamentale, quella marena, quel tipo di amarena, le amarene le ho piantate io 20 anni fa. Bene, quindi torneremo poi appena ci saranno queste belle suite che sono sull'ingresso che porta qui, seguendo le indicazioni, perché c'è da perdersi alla masseria Barbera, è un'esperienza sicuramente da provare. Assolutamente, vi aspettiamo quando volete.